Buongiorno a tutti. Stamattina la Lega ha dato via libera. Stamattina Roberto Fico approverà i vitalizi da annullare alla Camera. Andrà direttamente, non c'è bisogno neanche andare al Senato, verrà subito annullato i vitalizi ai politici. La Lega ha dato già il consenso, di cui Roberto Fico presenterà stamattina l'annullamento dei vitalizi contendisti. Un altro bel lavoro che sta facendo è Matteo Salvini. Matteo Salvini da stamattina 42 milioni sono stati già bloccati per i migranti. I migranti niente più 42 milioni. Sarebbe che tutte le cooperative che prendevano 42 milioni soldi nostri pubblici non possono prendere neanche più un centesimo. Ha chiuso tutti i rubinetti alle cooperative che prendevano 42 milioni e andavano lì, che ricevevano tramite le barche, che loro prendevano quasi 400 milioni al mese, ci davano, portavano i migranti e le cooperative accoglievano e prendevano dallo Stato 42 milioni, di cui tutta questa operazione Salvini ha chiuso tutti i rubinetti. Le navi sono sparite, non si vede neanche uno. Le cooperative più soldi, chiusi completamente. Ora vediamo che fine faranno queste cooperative. Bravo Salvini. Complimenti a Salvini, bravissimo. Si comincia a vedere il governo, soldi non più buttati come faceva il PD, che stanziava e buttava soldi nostri. Adesso basta, bravo a Salvini, ha chiuso tutti i rubinetti. Quei soldi servono nei paesi che devono venire gli immigranti per vedere se loro hanno bisogno di aiuto, se no niente, saranno là. E da questo momento ha detto il signor Salvini che i bambini e le donne che vengono dalla guerra e hanno bisogno di aiuto, loro non devono venire più con i barconi, basta vedere morti nei mari, devono venire con l'aereo in prima classe. Quelli che hanno veramente bisogno, di cui questo è un nuovo governo. Noi fino adesso che hanno solo, si sono messi la maglietta rossa e possano a New York sull'attico con i Rolex e soldi, bella bella vita, e si mettono la maglietta rossa per protestare. Andate via, ma non possiamo dire le parole, andate lì a quel paese là, a quel bel paese, lì dovete andare tutti quanti, voi corrotti. Bello, questo mi piace. Si comincia a vedere il governo, si comincia a vedere la mano del governo. E mo stamattina via i vitalizi, via, basta, basta, si comincia a vedere, si comincia a respirare. E noi popolo cominciamo a vedere e respirare pure roba di soldi. Un altro tema, Luigi Di Maio, che sta scendendo in campo per tutte le aziende, tutte le cooperative, tutte, e aiutare tutti gli operai. Luigi Di Maio, scendete a Pomigliano e andate a vedere tutti gli operai della Fiat nelle condizioni che ci sono, che hanno bisogno di essere aiutato. Spero che Luigi Di Maio faccia anche questo, perché è importante, è importantissimo, molto importante per tutti gli operai della Fiat a Pomigliano, che ne stanno passando di tutti i colori. Spero che Luigi Di Maio scenda in campo anche lì, anche lì, e gli operai di Pomigliano
andate tutti in massa sotto dove c'è Luigi Di Maio. Luigi Di Maio vi ascolta e prende subito provvedimenti. Questo dovete fare. Che dire? Questa giornata comincia bene, bello, si comincia a respirare. Bello, bello, mi piace. Bello, un bel lavoro questo governo. Movimento 5 Stelle e Lega, Salvini, bravo, bravo tutte e due. Una forza ben messa a posto. Complimenti. Buona giornata a tutti.